Ok, raga, mi sono preso un break generale perché comunque ero al mare, ero in vacanza e sì, avevo detto che avrei fatto qualche altro short, però alla fine, cioè, me la sono proprio presa nel relax totale, anche perché poi gli shorts, ok, è vero, però i video, quegli altri, di mettermi lì a giocare, registrare, m'era caldo, cioè. Non mi andava più, infatti ho fatto solamente il video pool perché quello comunque faccio molto alla svelta, però per il resto mi sono preso un break totale. Ora sono, diciamo, in una pausa vacanze perché in realtà boh, mettiamo fra una decina di giorni, mi faccio ancora un po' di mare, un po' di, chiamiamolo, relax. Sì, lo so, le vacanze lunghe, ok. Quindi ora mi faccio una decina di giorni operativo anche qui su YouTube, su TikTok, eccetera, eccetera. E vabbè, vediamo di riprendere un po', diciamo, le redini della situazione perché non so veramente un cazzo di quello che è successo su Legends. Cioè, non ho neanche preso la top nel PvP, non ho preso neanche quella nel torneo del potere. Cioè, veramente me la sono proprio scordato e ho quindi perso la Lega Z. Quindi, vabbè, me la riprenderò con calma. E vabbè, ho preferito in questo modo. Cioè, veramente break generale anche dai giochi perché. No, devo dire di no. Devo dire che questa è una cazzata perché, sì, break generale da quello che già stavo facendo, quindi Legends e vabbè, c'ho un altro giochino che faccio ogni tanto. Però ho iniziato anche Marvel Snap, visto che bene o male mi continuava a uscire la pubblicità dappertutto, ho detto vabbè, me lo scarico e me lo sono iniziato. Insomma, non ci gioco da tantissimo, ci gioco da una settimana, qualcosa del genere. Quindi vabbè, valutiamo, nel senso, ci giocate anche voi, volete magari che porti qualche anzi no, qualche video lo porto perché non ci capisco un cazzo e così se qualcuno di voi ne sa qualcosa, magari mi dà qualche dritta. Ho visto che hanno lanciato anche la versione per PC e devo capire, devo, nel senso, non lo so, quindi devo scoprire se il mio account su iPhone è poi lo stesso che vado a giocarmi su PC, oppure se devo farmene un altro. È vero che ho iniziato da poco, ma sinceramente non ne avrei per le palle di ricominciare da capo. Sinceramente penso di no, cioè penso che, spero e penso che siano, cioè che mi possa loggare col mio account, ecco. E però, già che stavo valutando l'idea di portare qualcosa anche di Marvel Snap, perché se no sempre Legends all'infinito, dopo un po' mi spacco un po' la minchia io e ve la spaccate anche voi, ipotizzo, poteva essere un'idea, però a questo punto vorrei utilizzare la versione PC che almeno è a tutto schermo e non devo mettere le scimmie per poi inquadrare solamente nel centro il telefono. Va bene, nel senso, fatemi sapere intanto se ci giocate, se vi potrebbe interessare anche per cambiare un attimo e ok, qui la terminiamo. Poi, vabbè, oggi parliamo un po' del più e del meno del cazzeggio. Ho visto che è uscito, cioè è uscito, è stato annunciato e quindi uscirà, diciamo, il nuovo cheat code, possiamo chiamarlo così, non si sa bene, cioè non ho visto niente, io ho solamente visto l'immagine del personaggio, quindi non so se hanno annunciato qualche abilità, qualche. Si hanno fatto, cioè non so nulla, ho solo visto l'immagine del personaggio, però comunque lui è quello di Namek. E allora, l'ho detto già su TikTok. Mi stanno un po' rompendo le palle questi personaggi visti e rivisti che ormai hanno buttato fuori. Cioè, allora, il personaggio non sto dicendo che sia brutto, magari ci pullo anche, magari è straforte, magari è bellissimo, figo, eccetera. Però il problema è che si continua a riciclare gli stessi personaggi. Cioè, capito? Lo fai uscire una volta a Sparking, poi lo fai uscire dopo un po' Legends Limited, poi dai lo Zenkai a quello vecchio, poi fai uscire la versione Ultra. E ok, però il personaggio alla fine è sempre quello, è vero che i personaggi prima o poi finiscono, però io spero che si riprenda con l'anime e magari che si vada un po' avanti anche su Legends per non continuare a rispolverare in continuazione sempre gli stessi personaggi. È vero che a un certo punto si arriverà a uno stallo perché cioè o cominciano le collab con Heroes o con altra roba, con non so, Fighters, eccetera. O se no, è vero che i personaggi alla fine sono sempre quelli. Sì, ok, abbiamo Super che può andare avanti, ci può stare l'Ultra Ego, ci può stare Moro, ci può stare Gas, tutta quella roba che hanno messo in Super. Però, prima o poi finirà anche quella, insomma, quindi è vero che i personaggi andranno sempre prima o poi a ripetersi. Però ora, sinceramente, allora, da un lato sono un po' ippato, perché comunque quel Goku non mi sembra male. Dall'altro vorrei risparmiare per il festival.
E da un terzo lato, quindi immaginatemi come, e non posso neanche dire una piramide perché la piramide ne ha 4 più la base, vabbè, la base non la consideriamo. Quindi immaginatemi come, facciamo una piramide. Non mi viene in mente il nome di quell'altro poligono che è uguale a una piramide, però a 3 lati. Anzi, scrivetemi il nome di quel poligono. E ok, immaginatemi in quel modo con 3 lati. Quindi il terzo lato sarebbe quello di dire: ok, cazzo, però ti sei fatto 2 settimane di pausa, non pubblichi una sega. Pulla su quel cazzo di personaggio, porta un video pull. E credo che farò questa cosa qui. Magari mi faccio solamente un giro, giusto per cioè ripartire un attimo. Però credo un girettino di farmelo, a meno che il personaggio non si dimostri essere veramente la merda più completa, proprio l'ultima delle merde, proprio la merda sopra un'altra merda. Allora in quel caso, ecco, non ci pullo. Però altrimenti il video pull lo porto un girettino. Se fosse forte, magari me ne faccio anche due. Però non ho tantissime crono, ne ho 20. 29.000, mi pare, perché comunque non ho fatto una sega in questi giorni se non proprio veramente il minimo sindacale, quindi loggato, preso le missioncine, quella roba lì, però PvP zero totale. Infatti, come vi ho detto, ho toppato anche la season, che se non sbaglio era a premi doppi. Ho visto c'erano quelle medaglie per l'LF che chiaramente non ho preso, ma me ne sbatto perché ho praticamente tutto a stelle rosse, quindi amen. Però ecco, preferivo veramente staccare un attimo la spina. Detto questo, niente, fatemi sapere intanto se vi può interessare il discorso di Marvel Snap, anche se credo di portare comunque almeno uno o due video giusto per anche avere io dei consigli come, diciamo, come ricevitore, no? Anziché come trasmittente. E perché altrimenti non ci capisco una sega, mi dovrei andare a guardare i video di altri e non ho tempo, non mi va, cioè preferisco condensare il tutto sul tra di noi, diciamo sul tra di noi, quindi fatemi sapere questo, fatemi sapere anche boh, se mi sono perso altro per quanto riguarda Legends e non lo so, raga, ditemi anche, non lo so, interagiamo un attimo, visto che non ci sentiamo da un pezzo, se avete fatto le vacanze, dove siete stati, se avete trombato, cioè, capito? Mettete un po' di carne al fuoco, così magari mi lasciate un po' di commenti anche interessanti e questa volta lo prometto, se trovo qualcosa di interessante vi rispondo con lo short, visto che mi richiama un po', no, la mia origine su TikTok del rispondere alle domande, non voglio perderla, cioè, non voglio perderla su TikTok. Ma anche qui su YouTube vorrei riportarla, diciamo rivisitarla come vabbè, raga, mi sono un po' incartato con le parole, tanto cioè, ci siamo capiti, insomma. Vi lascio nel finale un 20-30 secondi di schermo nero perché così arrivo a 8 minuti e monetizzo il video. So che siete felici quando incasso dei soldi perché almeno me li spendo sul gioco. Niente, dai, ci vediamo, penso domani, magari mi faccio qualche match, qualcosa del genere, o comunque parliamo un altro po', vediamo come non serve neanche lo schermo nero, continuo a parlare a caso per altri 3-4 secondi e ci siamo, dai, ci vediamo domani.